Buongiorno, stavo in pensiero, ma meno male, scusate il ritardo, ma stamattina abbiamo dovuto modificare di prima mattina l'organizzazione della giornata e di conseguenza ho accumulato un attimino di ritardo. Volevo approfittare di questa occasione per cercare di evidenziare un concetto. Ieri abbiamo assistito a una libera uscita in alcune zone della città, in modo particolare Capo Peloro, che sembrava, beh, dalle immagini che sono arrivate, che quasi ci fossero dei party organizzati in spiaggia, dei liti. Anche qualche punto più pure particolare a Santa Margherita. Ora, io non so se stiamo facendo la gara a chi è più deficiente per prendere ora, ormai nella fase finale, il Covid. Cioè, queste sono occasioni dove volontariamente si fa di tutto per prendere il Covid. Io ho cercato, perché comprendo, guardate, siamo tutti stanchi, abbiamo tutte le balle piene, io ho le vostre stesse voglie, mi manca andare a un ristorante a cena, mi manca il contatto con tutti voi, io che vivo del vostro contatto. Però il primo io evito. Perché poi mi viene rimproverato, è a Natale l'albero di Natale, questo allora evito. Ieri neanche a messa sono stato presente. Infatti poi purtroppo fuori l'assembramento per la benedizione delle palme. E comprendo. E io lo faccio anche intanto perché è logico che quando giro la gente si avvicina. E ci mancherebbe pure, e io non ce la faccio a respingere la gente, non ce la faccio. E allora l'unico modo è evitare. Chiuso anch'io in casa, negli uffici, a lavorare in questo momento, profilo basso per questo motivo, che devo fare? Vi aggiungo che io ogni giorno assisto mio padre nei miei orari, nelle mie cose. Sapete bene, sulla sedia a rotelle, situazione delicatissima. Quindi un altro elemento di natura personale, ma che vi voglio evidenziare perché non voglio poi e non accetto neanche che qualcuno si bagni il pane, come si dice, e sul fatto che io sia più o meno presente. Ci sono degli elementi ben precisi che sui quali ognuno, con grande senso di responsabilità, deve dare l'esempio. E siccome io vengo spesso preso, ad esempio, quando conviene, perché fa comodo, ma quando poi magari le mie prese di posizione sono possibilmente non gradite o non gradevoli, allora lì evitiamo di prendere, ad esempio, il sindaco, vabbè, ci sta anche questo, è umano anche questo, ma proprio partendo da questo presupposto, io ripeto, cerco di evitare. Le scene di ieri sono vergognose, disgustose, disdicevoli. Cosa devo aggiungere altro? Vedere certe immagini in spiaggia a ballare senza mascherine. Mi vergogno! E vi doveste vergognare! Questo ve lo dico con molta onestà. Poi incazzate se io divento sceriffo, se mi girano le balle e comincio a stringere. Beh, e allora faremo così. Oggi stringeremo. Mi dispiace che cosa? Che ogni volta
devo andare fuori le righe, devo fare provvedimenti extra ordinem, come si dice sempre. Poi abbiamo i ben pensanti, no? Gli animi sereni, che se la prendono col sindaco che fa le ordinanze aggiuntive. Beh, se le zone arancioni, per come sono disciplinate, alla fine consentono di andare a fare puttanate sulle spiagge, capopeloro, schidicchi e quant'altro, beh, consentitemi, non ci sto. Dopo che noi abbiamo attraversato un momento delicato a Messina per la deficienza di chi guidava l'ASP, che mi ha costretto a uno scontro, a una lettera di dimissioni, a minacce, io ho subito di tutto in quel periodo per bloccare la situazione nella quale ci siamo trovati, siamo stati per un periodo la città con il primato in Italia per i contagi. Lo avete dimenticato? L'avete dimenticato? O vi piace che, o pensate che c'è sempre il sindaco De Luca che prende il fuoco con le sue mani in continuazione? Deficienti! Deficienti! E allora, oggi ci si organizzerà. Vi dispiace, mi costringete poi a prendere queste situazioni. Allora, ora chiuderemo, poi vediamo cosa posso fare o non posso fare. C'è qualche cretino che ritiene che possa o non possa fare, impugni l'ordinanza al TAR. Finora il TAR una sola ordinanza ha annullato, che riguardava la limitazione degli orari, perché era interpretata in un certo modo, riguardante gli studi professionali. Le altre, tutte le ordinanze impugnate, vedete, sono rimaste in vigore. E le scelte che ha fatto il sindaco De Luca anche sulla zona ultrarossa sono state oggi mutuate in ambito nazionale. Quando io ho chiuso tutta una serie di attività nell'ambito della zona rossa, le scuole, tutte le attività che non erano indispensabili ma che per DPCM potevano rimanere aperte, sono stato criticato, massacrato, minacciato di tutto e di più. Com'è possibile che ora nelle zone rosse, se andate a guardare, leggete, cavolo, leggete, se andate a guardare le zone rosse oggi a livello nazionale sono disciplinate, ora finalmente, con questo governo, come io ho stabilito a Messina. Perché ora in una zona rossa lasciare il centro estetico, i parrucchieri, e ripeto, non ce l'ho con nessuno, faccio esempi aperti, non ha senso, perché effettivamente non aveva senso, come le scuole, non aveva senso. Beh, io mi sono preso le mie responsabilità e ho cercato, ce l'ho la cintura, Angelo Cancelosi, come caspita ti chiami, eccola qua la cintura, Cancelosi. Non è possibile che di prima mattina dobbiamo anche discutere con i deficienti così inutilmente, non è, perché non segui il discorso. Ecco, siamo sempre lì, non devo fare coprifuoco, non devo fare niente. Io l'unica cosa ora che faccio è inibisco tutte le zone dove ce ne andiamo a fare puttanate, anche perché le forze dell'ordine, tutto quello che volete, ma non ce la facciamo, non ce la possiamo fare. Siete voi che dovete prendere coscienza che ormai siamo all'ultimo miglio. E ripeto, andare a prendere il Covid volontariamente è da deficienti. Quindi evitiamo, lasciamo stare quelli che sono costretti a stare a contatto con le persone, lasciamo stare quelli che per servizio, per spirito di servizio, devono comunque stare a contatto con il pubblico. E di conseguenza cosa devono fare? Lì purtroppo ancora il rischio c'è. C'è una campagna di vaccinazione in corso. Bene, arriverà il nostro turno. Ormai sappiamo che questa situazione ha un termine. Ma se nel frattempo dobbiamo farci male con le nostre mani, e allora guardate, io farò di tutto per evitarlo. E ribadisco, solo deficienti in questa fase finale si possono permettere di calpestare i morti che ci sono stati per Covid, perché vedere quelle scene che
Cioè, allora se non si va in spiaggia si muore, coglioni! Si muore? Cosa vuol dire? E lo dico anche a qualche esercente che ha trasgredito le norme, somministrando bevande e quant'altro. Guardate, rischiate che non aprite più, che non riaprirete più, perché queste sono azioni da delinquenti, di istigazione a delinquere, cari miei. Quindi, ieri abbiamo cercato di tamponare, onestamente non volevo arrivare nuovamente a questa situazione. Siete tutti ormai avvisati, la polizia municipale è più che allertata, l'assessore Daphne Musolino ieri ha fatto una serie di interventi nella zona nord, proprio perché non abbiamo più potuto resistere di fronte a quello spettacolo vergognoso. E poi vi fate anche i selfie e li mettete sui social, coglioni, deficienti. Di cosa vi vantate? Di cosa? Questo è l'esempio che volete dare? Cioè, la pazza gioia a tutti i costi? E a che fine? Non pensate, forse non avete avuto parenti, amici intimi che sono morti di Covid. Io ho avuto anche amici che, mentre erano lì ricoverati in rianimazione, ogni tanto quando potevano mi scrivevano e mi descrivevano il tormento che vi hanno vissuto, e qualcuno di quelli purtroppo è morto, anche perché l'80% di chi entra poi nella fase della respirazione artificiale polmonare, di ventilazione, muore, non ce l'ha fatta. L'ho pensato a questo. Pensate a tutti i soldi che si stanno investendo, pensate a tutti quei poveri padri di famiglia che hanno le attività chiuse, pensate a chi non riuscirà neanche più a riaprire, e voi ballate sulle loro vite. Mi fate schifo, e ve lo dico senza alcuna reticenza, incazzatevi quanto volete, mi fate schifo. Ricordatevelo quando andate a votare, che il sindaco De Luca vi ha detto che gli fate schifo. Vi saluto, cari miei. Mi dispiace oggi aprire questa settimana con questa reprimenda, però io non sono abituato a tenermi le cose così. Il mio rapporto con voi è molto chiaro e diretto. Sono così se vi pare, fino a quando mi volete tenere sindaco. Io cercherò di fare il mio dovere. Quando ritenete che è meglio mettere un deficiente o qualcuno che fa buon viso a cattivo gioco, beh, lì, arrivato a quel punto, sappiate che non potete scrivere De Luca. Scrivete deficiente a cubo, ma non De Luca. Un caro saluto.